contro il nemico, basta Sì, è troppo posizionarti fondamentale. in linea retta con due raid e ti fai una wave di creep maxate, ovviamente. Però già quello ti permette di avere il 100% di creep circa. Per cui non vedo perché ipoteticamente non skillarli. Però potrebbe essere una scelta da fare mid game, cioè, nel senso, nel momento in cui tu effettivamente raggiungi un vantaggio superiore, puoi anche decidere di andare di full statistiche e cliccare letteralmente l'avversario. Potrebbe essere una scelta. Sicuramente non skillerei la ulti. È una cosa che non farei. Giusto, sono, mi trovo completamente d'accordo con te. Lo skill della ulti probabilmente sarebbe l'errore più grosso. Potrebbe essere una soluzione, come dici tu, il max di aura del Signore Oscuro e effettivamente di Soul Catcher. Per cui. Ricordiamo che se questo game si dovesse protrarre per troppo tempo, la passiva potrebbe avere anche effetto sulle strutture a livello 15. Esattamente. E il 30 di movement speed in un matchup mid uno contro uno non credo sia effettivamente. Molto utile. Già, ricordiamo poi che starta con 46 danni Shadowfiend. Uno degli eroi con meno danno nel gioco, uno degli eroi col quale è più complicato Più l'assettare. complicato la stittare, infatti. Mi ricordo ai Però è possibile. tempi, che i player più bravi per trinare nei last hit giocavano Shadowfiend mid senza item e controllavano quanti last hit facevano in una linea di, in un tot di tempo, senza passive e senza niente. Già, Solo proprio della assolutamente. capacità di lastittare. Inoltre, Shadowfiend è uno di quei personaggi che parte con 600 HP, ma 1.4 di regen mana, che ti Vediamo aiuta una potenza assolutamente. di mana da parte di Mini Jake, scelta molto strana in un setup E 1v1 mid. full statistiche da parte di Ste. Decisamente full. Probabilmente l'item build che avrei scelto io, se non fosse che io avrei preso una pozza, ma Io io avrei preso prima sarei Ekta. partito di Mango e di Raze. Dico, in questo momento, pullare la linea e fare in modo che il tuo avversario debba avvicinarsi verso di te per lastittare il tuo ranged, ti permette almeno di scaricargli due Raze, per cui vinci automaticamente l'engagement. Questo normalmente è quello che fanno Shadowfiend mid. Solitamente lo fanno però in un game 5v5 dove comunque non sei contro un altro Shadowfiend, primo. Il secondo comunque, cioè parliamo di 90 danni per Raze. Raids che costano 90 mana, allora assicurarti magari qualche lastit Ma iniziale sicuramente tu non no aiutare. raisi solo lui, eh. Tu puli la linea, raisi lui e i Sì, creep. Raids, Ovviamente è una cosa esatto. che serve esperienza. E pushando lì la Esatto. linea sotto torre, lo Shadowfiend con i suoi dall'alto dei suoi 46 danni, Sì. diciamo che fa fatica rispetto a un altro eroe a lastittare. Oh, il Misty Gecko? Che lo Niente. aiuta lo stesso a lastittare. Sì, esatto. Però stucco lo stesso, lo trovo più avanti nella gas game. Assolutamente, Gekko ha già perso un centinaio di HP. Semplicemente di right click o di tank di creep. Oh, Raze. E Misery. Ok, qua si fa notare l'inesperienza delle rese, quello che dicevo. Certe volte tendi a non saperle usare, a volerle scaricare nel momento magari o non adeguato o non con precisione non sufficiente. Comunque ha deciso di skillarle, Se non ha nota la skillato. pozza di mana, abbraccio E tenta di abbracciare Gekko. riuscito. Pozza di mana scastata. 50 gol buttati nel cesso. Che Guardiamo ci il fanno vantaggio, sentire. guardiamo il lastino. Siamo in Ah, un netto siamo indietro vantaggio da con Mini parte. Jago. Siamo 3-1 e 6-4 per Ste. Ste è sempre più avanti nei denari. Probabilmente sempre per quell'esperienza in mid che lui possiede e Mini Jago non Oh, possiede. Gekko riesce comunque a snacciare un last hit con Raze. Essendo che è il suo ultimo mana, non so, ripeto, quanto sia giusto anche snatchare quel lastino. Non essendo la. Non lo aiuta sicuramente difensivamente Infatti, quel mana. deny del range da parte di Stu. Quel Raze era meglio salvato per quel range lì a questo punto. Vabbè, sono scelte che comunque i player fanno al momento e se l'inesperienza li porta a fare scelte sbagliate è giusto così. Vediamo comunque una differenza di skill. Gekko ha deciso di andare per un 2-1.
giusta o sbagliata, sinceramente non lo so. Però... non ne ho idea, essendo che in questo indietro di Last Hit diciamo che ha room per la Necromastery, nel senso potrebbe fare ancora il livello 4 prima di acquisire quei 12 danni, per cui avendo questo spazio, non so, non la reputo una scelta sbagliatissima. Comunque secondo me il maxare raid è troppo fondamentale, cioè parliamo di una spell che costa 90 di mana e che a livello 4 inizia a fare 300 danni più il famoso bonus per ogni carica, di conseguenza, certo, per ogni raid colpito efficacemente te fai 90, no, sono 80 danni gratis, e non sono pochi, soprattutto se il tuo personaggio ha un 700 HP, un 900 HP con cui lavorare. Vediamo Jekko che non ha ancora chiuso come si chiamano? Le bande spettrali, e infatti si ritrova con 200 HP in meno circa. Purtroppo è troppo indietro di Last Hit, questo, come dire, Shadowfiend vs Shadowfiend. Si tratta veramente di skill, nel senso il player che rimane più indietro è molto più punito rispetto a un setup differente per proprio il fattore della Necromastery. Vedi che comunque Stucco ha 103 danni, mentre in questo momento Mini Jacob ne ha solo 77. Già. Ah, mi è stato quel creep nonostante la raid, però riesce a denaiare il raid. E comunque anche l'utilizzo dello switch qua sarebbe godlike proprio, ma vediamo che comunque i player si rifiutano bene o male o non sono a conoscenza della meccanica di gioco, che comunque va bene, sicuramente non è oltremodo fondamentale, però aiuta sicuramente in questo momento. Scaricare queste mono raise inutili ovviamente non ripagherà mai, bisogna cercare di concatenare. Primo che concatenerà tre raise corrette, molto probabilmente porterà a casa la prima kill. Vediamo che comunque Stea ha deciso di andare per bacchetta. Ecco, avendo un altro Iron Branch con cui lavorare, indubbiamente ci vuole, cioè ci mangerà il tango. Non credo se lo tenga nell'inventario. L'uno statistica che gli farà vincere il game. Stiamo a vedere. Te ci scherzi, vediamo, qua vediamo proprio che Mini Jayco è indietro di 12 Last Hit, ma soprattutto quei 10 Deny. Ora comunque Mini Jayco manca il mana per quello che ti dicevo precedentemente, l'uso corretto dei mango e l'avere il mana in questo matchup è fondamentale. Mancanza di raise gli proibisce di avere la kill. Comunque ho visto che Mini Jayco sfrutta molto bene il vantaggio dei creep. Quando lui è in vantaggio dei creep cerca sempre di aggassare l'avversario. Cerca sempre, mentre Stefano comunque tende a tankarseli un pochetto di più. Cosa non necessaria, per il mio. Dal suo 120 danni, ormai 130 danni, portarli indietro e lastitarli sotto, che mi sembra una cosa abbastanza facile. Non lo so, effettivamente, non riesco a capire certe decisioni da parte dei players. Mini Jayco tipo adesso in base, scelta del tutto sbagliata, ma non poteva fare altrimenti, non avendo ragione con Shadowfin, cazzo. No, soprattutto che c'è una catapulta in questo momento. Già. Stefano aggassa la torre, ora si sposta. Avrei raisato un po' su questa linea di creep, avrei buildato un po' di danno su questa torre. No, Ste comunque ha deciso di prendere le cose. Hai un mango e 4 cariche di magic stick. Ha preso troppi danni dalla torre, ha buildato troppo poco danno. Sicuramente utilizzando le raids come dici tu, altri 200 danni circa li avrebbe sicuramente portati a casa. Nel momento in cui non ci sono creep ad aggrare i tuoi, i creep aggrano direttamente la torre. E in quel caso non ci puoi fare. L'unica cosa che può fare Mini Jayco in questo momento. Vedi, Mini Jayco approfitta anche un solo hit quando sa che è in vantaggio, lo dà alla torre, lo dà all'avversario. Questo è un ottimo mindset. Comunque, detto questo, essendo lui da quanto è indietro in questo momento, cercherai solo di avere mana e direttamente nucare down la wave e scegliere la sotto torre. Questo momento non può fare altrimenti. Se la linea dell'avversario arriva sotto la sua torre, continuerà a prendere
in questo momento un sacco di danni, vediamo che è comunque già sui 146 danni. già è ammaxato necromanzia. Interessante scelta. Quello che ti dicevo io precedentemente, sapendo che nessuno dei due player riesce a sfruttare bene le wave, lui ha deciso per un approccio di io stacco danno fisico. Vediamo se adesso darà. Vediamo Il se adesso punto darà Arsene. la terza. Se effettivamente la build che vuole fare lui andare di full danno fisico potrebbe essere la scelta corretta, andare di passiva. Però ti dico la verità, molto probabilmente maxerà Raze, conoscendo Ste e il suo mindset, probabilmente è quello che farà. Beccolo, Io voglio dargli un po' di fiducia. Secondo me, no. eccolo. Fiducia trovata nel bidone. La mia vita è una delusione. Lo sapevo poco, purtroppo. Conosci i tuoi polli, dicono. No, Che mi dice che hanno nuncato la wave. Se magari degni anche quel range, no, si rifiuta. Però dà un proprio lastit all'avversario e un lastit alla torre. Boh, un lastita alla torre, un colpo alla torre, signor Caster. un colpo. Mi scusi, Capo Thompson, mi scusi. Comunque vediamo che è estremamente indietro il lastit. Ecco, parliamo di 26 lastit e un 14 denai indietro. E comunque, nonostante questo vantaggio, Ste, avendo inesperienza col pick, non riesce a sfruttare effettivamente il vantaggio È, sulla in torre. realtà è la mancanza della wave, che non gli, è la mancanza dell'ombra attacco cappato che non gli permette di shavare. Una mana geco. Non ho capito la mana geco. Pozzato, si è pozzato o miscliccato? Stava cercando di pozzarsi, probabilmente ha miscliccato e è tornato indietro, ma comunque stucco non l'ho finito. Non No, capisco esatto, perché, ed è costretto a avrebbe tornare in potuto base. farlo non avendo boots mini geco, bastava allungarsi lievemente. Comunque queste raise proprio tirate a cazzo sul pavimento, però in questo Gli caso permettono di comunque, pushare ovviamente la linea, esatto. la curva. Torre. Guarda come va giù la torre quando hai un picco mesciato fino in mente. È effettivamente un mid laner con i controfiocchi, nel senso che è tipico mid Arriva laner. il grifo, lievemente in ritardo, parere mio. No, in realtà, secondo me non è mai in ritardo il glifo. Cioè, Poteva sicuramente parare, secondo me, un pochino di danno. non E poteva però favorire fare il l'arrivo della sua multishot. lane. No, multishot no, però favoriva l'arrivo della sua lane più velocemente e magari questo risparmiava un po' di danni alla torre. Adesso l'unica cosa che può fare Mini Jacob avendo una pozza è pozzarsi, posizionarsi all'entrata delle scale e aspettare la linea dell'avversario in un caso. Comunque, a parte il livello in più, che sicuramente dà un sacco di È statistiche a quello che Ste. cerca di fare, è quello che cerca di fare, ma purtroppo la non conoscenza delle wave di nuovo non paga benissimo. Comunque è quello che ha cercato di fare. Comunque ci sono delle, come dire, anche data l'inesperienza, anche data la mancanza del ruolo, sono delle play che sono comunque corrette. E lui sta cercando di farle, bisogna apprezzare anche questo in un play. Sì, indubbiamente. Più che altro devo dire che il livello in più su Ste non si sente, quasi due ormai. Si sentono sicuramente per quanto riguarda comunque il cap di Souls che Ste ha già raggiunto da, diciamo, mid game, mentre invece Geco si ritrova un attimino indietro per quanto riguarda quello. Però ecco, il livello dato all'ulti di Ste sicuramente non. Oh, ha preso l'aggro della torre Geco? Potrebbe essere la fine di Geco, però Stain non ha mana, ma una bacchetta con cui Lo lavorare tra raggiunge poco per il fattore risolve. dei boots. Basta un hit. È giusto, Mini Jacko è troppo indietro, non riesce letteralmente a buildare l'inesperienza con le raise. E Non solo, comunque anche l'inesperienza nella stitting in early game l'ha messo in si è questa avvicinato posizione. troppo la torre inoltre, si è Certo, decisamente avvicinato anche troppo. la greediness in questo momento nel quale dovresti essere solo difensivo. Stucco non vuole lastittare, cioè non vuole attaccare la Ah, torre, ora finito. si accorge di poter finire e chiudersi. Ma ha voluto dare il 20 di attack speed che ha effettivamente concluso il gioco. Porta a casa la kill su Jack e la kill sulla torre. GG. E così si conclude comunque il giro del torneo.